Le Vigne De Caro, dalle colline di San Vincenzo La Costa e di San Benedetto Ullano. Le migliori uve, il miglior vino. Dal giusto connubio nascono gli inconfondibili vini De Caro. Azienda Agricola De Caro, San Vincenzo La Costa. 0984 40 42 08. I vini delle cantine De Caro li puoi trovare negli ipermercati e supermercati Il Gigante. Silvani, Fragrances and Cosmetics. Il marchio italiano della cosmetica di lusso. Ben ritrovati, gentili amici telespettatori, a questo nuovo appuntamento con Zona Juve. Il giorno dopo il successo importante, importantissimo, con la Fiorentina, i bianconeri scalano piano piano la classifica. Ora la squadra di Max Allegri è al quarto posto, sogna la zona Champions, sogna, chissà, anche lo scudetto, anche se l'Inter continua a marciare in modo davvero prepotente con la formazione di Roberto Mancini, che è a quota 36, mentre la Juve è a 30. Intanto saluto l'ospite di giornata, Amos Ancelotti. Ciao Amos, ben ritrovato. Ciao Juventini, buona serata. Sei contento, immagino, per questa prestazione davvero molto convincente della Juventus, che ricordiamo era iniziata la gara con la Fiorentina davvero male. Dopo due minuti Bernardeschi atterrato in aria praticamente da Chiellini, rigore anche qui un po' discutibile, no. Juventus sotto nel punteggio, poi grazie a Cuadrado, grazie poi soprattutto a Mandzukic e Dybala è riuscita a rimontare, e adesso chissà, si può anche sognare in grande. Ma io direi grazie a tutti i ragazzi della Juventus, direi che effettivamente ieri sera la Juventus mi ha convinto più del solito, mi ha convinto anche più che mai Allegri. Ti ricordi che io con Allegri non mi hai dubitato, sì, magari un pochino, qualche piccolo, però ieri Allegri ha dimostrato che sta veramente trasformando questa grande squadra in una squadra che ha un cuore e che ha un gioco, comincia ad avere una quadra giusta, anche se alcuni giocatori ancora non sono proprio entrati definitivamente nella rosa definitiva di questa grande società. E ieri la dimostrazione l'ha data quel giovane grande Dybala, che è devastante. Insomma, Dybala sta prendendo quota giorno per giorno. Mi piacciono le tue parole, quel giovane grande Dybala, perché è giovane ma è già grande. È già grande, tutti ce lo invidiano e cominciano ad arrivare anche le sirene delle altre squadre. Ma io spero che Dybala faccia tutta la sua carriera nella Juventus, come lo spero per altri giovani che tanti hanno criticato ancora una volta, non sono stati contenti della prestazione di Pogba. Beh dai, è stata forse la nota negativa della Juventus. No, ieri. Non è vero, perché il secondo gol è venuto grazie a lui, grazie a quel pallone che ha messo davanti, che Dybala l'ha rincorso, non è riuscito a azzeccare perché il portiere è stato bravo, ma poi è arrivato Mandzukic. Ci siamo quasi. E l'ha messa dentro, e quindi lì Pogba ci ha messo del suo, non c'è niente da fare. E poi ha fatto anche qualche giocata egregia, e quindi più di così penso che stia giocando un po' per la squadra, e che per lui è un po' un sacrificio, diciamoci la verità. Lui vorrebbe fare dei numeri, ma sai, non sempre in queste partite servono i numeri, serve la concretezza e la convinzione di far bene, che hanno dimostrato. Neanche che dire, mi è dispiaciuto, perché poi è entrato dopo un mese di assenza e così via, però i cambi sono stati giusti, e quindi ancora una volta Allegri ha dimostrato di leggere bene la partita. Tant'è vero che dopo il gol il giocatore della Fiorentina, come si chiama, quello che ha subito il fallo di... A chi ti stai riferendo? Ah, quello che ha subito il fallo
a uno dei migliori giocatori della Fiorentina, mi sbaglio. Borco Valero. No. Bernardeschi. Bernardeschi, bravo. Ogni tanto mi sfugge il nome. Dopodiché ha toccato pochi palloni anche lui, è stato... Tant'è vero che la Juventus ha tirato in porta circa 16 volte, la Fiorentina 2. Quindi c'è un motivo. Poi la difesa sta dando... soddisfazione. Penso che anche loro hanno capito che questo potrebbe essere l'ultimo anno di questa grande difesa, perché l'età è quella che è, e quindi stanno dando il meglio di se stessi. Quindi forza Bonucci, forza Chiellini e forza Barzagli. E forse mercoledì ci sarà addirittura spazio in Coppa Italia per Rugani contro il Torino. Allegri ha detto che prima di Natale scenderà in campo, diciamo che rimangono due partite contro Torino e Carpi, e potrebbe esserci la possibilità. L'opportunità, esatto, la possibilità. Benissimo. Per Daniele Rugani di scendere in campo con la maglia della Juventus. Naturalmente noi ce lo auguriamo. Lo voglio vedere, perché... Non solo tu, mister, tutti i tifosi, parlano direi. Tutti bene di questo Rugani, io l'ho visto in nazionale, però nella Juventus non ho ancora visto, voglio vederlo all'opera. Vedremo se riuscirà o meno a scendere in campo. Secondo me, se Allegri ha detto così, al 90% ci credo. Disputerà qualche minuto, se non tutta la partita contro il Torino. Magari un contro tempo, il Carpi. Ecco. Sì, poi dipenderà anche come si evolverà la gara contro i Granata, contro gli emiliani. Juventus che è stata convincente appunto nella ripresa, dopo aver forse... non dico sofferto, perché sostanzialmente la Fiorentina si è avuto il pallino del gioco per buona parte della gara, però non ha mai creato pericoli. Però nella ripresa sicuramente la squadra bianconera, dopo i primi 10-15 minuti, ha iniziato a premere un po' sull'acceleratore, ha messo lì la Fiorentina e poi ha trovato questo gol. Segno comunque che anche la forma fisica è migliorata, che una Juventus con Khedira in campo. Poi c'è stata la sostituzione di Alessandro, Dybala, cioè una Juventus al completo può davvero far paura all'Inter e alle rivali che stanno davanti in questo momento, o no? Beh, io cosa posso dire, che in questo momento la Juventus preoccupa un po' le altre squadre, però andiamo coi piedi per terra. 6 punti non sono pochi, non sono tanti, un Inter che sta convincendo anche i più scettici dei suoi tifosi, perché dare 4 pappine all'Udinese non è una cosa di tutti i giorni. Certo che non è più una grande Udinese che ci ricordiamo, però insomma l'Inter c'è e lo sta dimostrando. Quindi la Juventus deve fare il suo cammino, giorno per giorno cercare di migliorare il suo modulo di gioco, essere convinti che hanno tutte le carte in regola per poter essere l'anti-Inter, così si dice. Però c'è ancora la Roma che è solo un punto dietro di noi. E questo però fa... nelle ultime 6 partite la Juve ha recuperato 12 punti alla Roma. No, ma a parte quello, ci abbiamo davanti ancora un Napoli, abbiamo la davanti Fiorentina. Ancora la Fiorentina, insomma... Squadre che la Fiorentina, nonostante la nostra vittoria di ieri, ha giocato molto bene la Fiorentina, ha tenuto palla, però alla tre quarti si perdeva, insomma, vuol dire che la Juventus in quella zona del campo non ha dato spazio ai suoi migliori giocatori e quindi è riuscita a frenare questo gioco della Fiorentina che l'allenatore ha dato a questa squadra, che convince anche nel suo modulo di gioco. Tra poco sentiremo tra l'altro le parole di Max Allegri, sicuramente contento, però come avevi tra l'altro sottolineato tu, Amos ci tiene a sottolineare un altro aspetto, quello di tenere i piedi per terra. Ricordiamo che appunto la Juventus è quarta, sì, ha un punto di vantaggio sulla Roma, ma ne ha anche 2 di ritardo su Napoli e Fiorentina e 6 dall'Inter, perciò il campionato è ancora lungo e bisogna ancora recuperare del terreno. Certo, fa sorridere adesso la graduatoria della Serie A, perché se ricordiamo un mese fa 11 punti di distanza dalla vetta, diversi dalla zona Champions League, adesso si vede addirittura il terzo e il secondo posto e si può anche pensare al primato in classifica, sicuramente un'altra Juve rispetto a 30 giorni fa.
Direi di andare a sentire Max Allegri al termine di Juventus-Fiorentina, poi rientriamo in studio, parleremo ancora di Juve in vista anche della Coppa Italia che si giocherà mercoledì contro il Toro. Innanzitutto diciamo che la squadra stasera ha fatto una bella partita contro un'ottima Fiorentina che sul piano del palleggio, soprattutto nel primo tempo, sono stati bravi a mettere i giocatori tra le linee. Noi in alcuni momenti ci siamo un pochino allungati, però direi grandi occasioni non hanno avuto, a parte il rigore. È stata una partita molto maschia, tosta, direi anche ben arbitrata, perché dopo alla fine ha lasciato correre molto e questo è andato a vantaggio dello spettacolo. La Juventus viene da 6 vittorie, quando rincorri è sempre molto difficile, bisogna mettere da parte queste 6 vittorie e cercare ora, innanzitutto mercoledì abbiamo questa partita di Coppa Italia molto complicata contro il Torino e poi cercheremo di chiudere nel migliore dei modi a Carpi. Secondo lei può, in questo cronometro che fate voi, può esserci un po' di paura a chi sta davanti? Questo domandate da quelle che sono davanti. Noi bisogna cercare di innanzitutto, da quando è partita il cronometro abbiamo recuperato noi ragazzi. Avevamo l'obiettivo di passare il Milan nello scontro diretto e ci siamo riusciti. Stasera, dopo il pareggio Roma-Napoli, era importante vincere contro un'ottima Fiorentina e i ragazzi sono riusciti. Ora abbiamo la Fiorentina e il Napoli davanti, vedremo cosa riusciremo a fare. Però in tutte le cose ci vuole equilibrio, mancano ancora 22 partite alla fine del girone del campionato e quindi è un campionato che ci sono ancora 66 punti in palio, sono molti. Fare una striscia di vittorie come quella che ha fatto la Juventus non è semplice nel campionato italiano e direi che godiamoci questo momento cercando ora mercoledì di affrontare nel migliore dei modi la partita di Coppa Italia. Abbiamo ascoltato Max Allegri, per il momento ha mantenuto la promessa. Guardiamo la classifica a Natale, manca ancora una gara alla fine della stagione, o meglio dell'anno 2015, quello contro il Carpi, il match contro il Carpi, però adesso classifica che cambia e appunto forse fa ricredere anche le persone che non credevano in Max Allegri. Tanti juventini non credevano in Max Allegri. Mi ricordo più volte qua abbiamo criticato, o meglio io ho criticato e Amos difendeva Allegri invece. Tant'è vero che arrivavano i messaggi e dicevano: Amos, non difendere troppo Allegri perché sta combinando dei guai. Vabbè, i guai se li combina così io... Sei ben contento, diciamo. Sono ben contento. Mantenendo questa parola, certo che dopo la sconfitta col Frosinone... Pareggio. Penso che abbiano riflettuto a lungo anche i giocatori stessi, non dico l'allenatore, non dico sì, anche se la vera scintilla è scattata forse dopo la sconfitta con il Sassuolo, che da lì la Juventus ha collezionato questa serie infinita di vittorie per il momento. Sì, beh, la sconfitta con il Sassuolo poi è stata indigesta proprio al massimo di quello che poteva dare lo sconforto ai giocatori della Juventus, che invece si vede che tra di loro hanno capito che non possono permettersi questi passi falsi, non perché il Sassuolo gioca un buon calcio, una bella squadra, è una realtà ormai del calcio italiano e quindi penso che il Sassuolo anche in futuro sarà sempre una tra le protagoniste del campionato. È che proprio gli stessi giocatori devono aver capito che questi errori non bisogna commetterli più. E poi è venuta la scintilla col derby, è stata la scintilla che ha scatenato queste 6 vittorie consecutive. Quel gol di Cuadrado che forse ha cambiato il destino della Juve e Cuadrado che tra l'altro sentiremo tra poco ha segnato anche contro la sua ex squadra, la Fiorentina. Ieri un gol un po' casuale, come ha detto lui. Ma lui è stato onesto, l'ha detto chiaro e tondo. Sì. Lui ha voluto fare il ponte, metterla in perché mezzo. Perché era un Mandzukic. E invece è venuto fuori questa palombella e il portiere non se l'aspettava. Anch'io non me l'aspettavo un gol del genere. Però anche quelli capitano, no? E quindi giustamente poi non ha neanche esaltato, insomma. Cuadrado è una persona, secondo me, ha fatto un po' come Baggio. Vi ricordate Baggio che si rifiutò di tirare il rigore e quindi naturalmente lo tirò Sosa.
e lo sbagliò. E quindi, ecco, sono tutte casualità. Corsi e ricorsi storici, esatto, pensiamo anche esatto, Paolo Sosa, esatto. Accolto tra l'altro molto bene allo stadio di Torino, esatto, esatto. L'allenatore della Fiorentina, ricordiamo, con lui la Juventus ha vinto una Champions, con lui da avversario l'ha anche persa la Juventus, perché l'anno dopo aver vinto la Champions con la Juve andò al Borussia Dortmund e la Juventus perse la finale. C'è da dire appunto che Paolo Sosa è stato davvero accolto, stato bene una, dal una popolo elegante, non c'è juventino, sì sì, un allenatore che comunque ieri ha fatto i complimenti alla Juventus per la prestazione di squadra che ha fornito la squadra di Max Allegri, e c'è anche da dire che comunque ha messo in difficoltà e non poco la Juventus, però è stato anche obiettivo, ha detto me l'aspettavo una Juventus così con una reazione dopo il gol subito, è stata una reazione a livello tattico, però c'è da dire che Paolo Sosa è davvero stato molto bravo, bravissimo, aveva imbrigliato bene la Juventus, tant'è vero io avevo paura dopo l'1-0 di quel rigore, ho detto ahi qua si mette male. Però ho visto proprio subito la reazione, anche se la Juve poteva fare qualcosa di meglio, solo che la squadra di Sosa non glielo permetteva in quel momento. Poi si vede che negli spogliatoi, come sempre, le squadre si radunano, si studiano, pensano, capiscono. Si studiano. I 45 minuti del secondo tempo sono stati invece appannaggio della Juventus, una Juventus che è entrata in campo con molta convinzione di poter fermare questa Fiorentina. C'è riuscita molto bene e Sosa l'ha detto chiaro e tondo, non mi aspettavo una reazione così, soprattutto perché poi era la convinzione di questi errori che noi abbiamo commesso in difesa, perché abbiamo commesso un grande errore sul secondo gol, quindi diciamo che è stato applaudito anche Sosa in un certo momento allo stadio di Torino, e quindi è stata una partita fino a un certo punto equilibrata, poi dopo la Juve ha avuto il sopravvento, non c'è niente da fare. Quando poi è entrato in campo anche Alessandro, la Juve ha preso un'altra piega, ha preso un altro. Cioè, c'è stata una convinzione, poi è uscito il terzo gol, vabbè, Dybala, diciamo che è diventato ormai l'uomo squadra. Non dico il leader, ma se va avanti così diventerà lui veramente il leader. Io glielo auguro perché è giovane e ha tanta voglia di dimostrare al mondo del calcio che si può giocare bene anche essendo molto giovani e inesperti. Come Paolo Dybala, che appunto è davvero cresciuto in questi mesi da juventino. Possiamo andare a sentire Juan Guillermo Cuadrado al termine di Juve Fiorentina. Sì, no, la verità è una partita importantissima contro una grande squadra, noi vincere per noi era importantissimo e penso che lo abbiamo fatto da squadra. E c'è da continuare così per questa strada, noi cercare passo per passo e cercare di vincere per accorciare sempre nel tabellone. No, per me è stato molto importante, noi comunque dove sei sempre vuoi segnare, vuoi fare bene e sono stato contento, dispiaciuto un po' per la mia squadra, però il calcio è così. Sì, però bueno, dobbiamo cercare di stare tranquilli e cercare sempre di in ogni partita, no? Giocare come se fosse nel finale sempre e cercare di essere sempre lì sui primi. Ed è stato ancora una volta decisivo Cuadrado in questa Juventus dopo un periodo in panchina. Beh, il colombiano si è riscattato alla grande. Amos, mercoledì arriva il Toro, Coppa Italia, Juve che ha il titolo in mano, visto che l'anno scorso ha conquistato la decima Coppa nazionale, è un derby, bisognerà naturalmente sarà un prestare grande derby molta perché, attenzione. Perché il Torino ha il dente avvelenato. È ferito nell'orgoglio. Per quella partita di campionato che proprio... Beh, insomma, devo dire che la Juve deve continuare di questo passo, tranquilla, deve pensare di non commettere errori nell'arco di queste partite che rimangono prima della fine del girone di andata. Poi dopo le feste natalizie e Capodanno vedremo quale sarà il volto nuovo della Juventus nel 2016, anno in cui la Juve si deve ancora deve dimostrare di essere veramente ancora una delle protagoniste del campionato, protagoniste a livello classifica
importante. Vertice, io intendo dire, perché la Juve anche quando non riusciva a vincere le partite era sempre sulle labbra di tutti, perché la Juventus fa discutere nel bene e nel male, come fa discutere il Milan nel bene e nel male, insomma le grandi società fanno sempre notizia. Quindi questo proseguo della Juventus deve essere positivo, questo l'ha detto Allegri, pensiamo a stare tranquilli e a dimostrare quello che siamo capaci di dare sul campo. E io me lo auguro, perché solo così, ci vuole un po' di umiltà anche, nonostante tutto ci vuole un po' di umiltà, perché va bene che siamo la Juve ha un passato, ma non solo la Juve ha un grande passato, perché se guardiamo nella storia del calcio il grande passato li hanno anche delle grandi società che hanno vinto gli scudetti e hanno dimostrato di essere il valore aggiunto al calcio italiano. Quindi andiamo coi piedi di piombo, cerchiamo sempre di dimostrare il valore del colore bianconero, e quindi l'unico augurio è che ancora una volta la Juventus diventa protagonista di prima persona. Vedremo se riuscirà o meno a essere ancora, secondo me la Juventus ha davvero intrapreso la strada giusta, perché si è proprio visto il cambio nell'ultimo mese di passo. Tornando invece sulla gara contro il Torino, attenzione appunto a questo Toro che tra l'altro non ha neanche giocato domenica contro il Sassuolo per la nebbia. Sarà anche leggermente più riposato, fresco, esatto, riposato, e dovrà riscattare le ultime due sconfitte subite allo stadio, ma al 95esimo, prima ad opera di Pirlo e poi ad opera di per mano di Cuadrado. C'è questo, che la Juve ha una buona panchina adesso, devo dire che ha anche una buona panchina. Beh, poi piano piano finalmente ha recuperato, esatto, i giocatori Allegri. Perché vedo ha recuperato dei giocatori, e poi vedo che Allegri comincia a capire che il riposo a qualche campione serve. Magari molto, a Pogba? Esatto. È servito anche a Cuadrado, è servito a Khedira, è servito a Mandzukic, giusto? È servito non quindi ancora. E quindi c'è tutto il tempo di far entrare qualche nuovo elemento per dare un po' di... Se non entra ancora Zaza, che molti danno in partenza per gennaio... Beh, questo l'ho sentito anch'io, però non so fino a che punto posso credere, perché anche Zaza è giovane, ha bisogno di spazio, ha bisogno di giocare. Vedremo, spiacerebbe se dovesse andare via, però se dovesse andare via lui dovrà arrivare qualcosa di più... sostanzioso. Si parla di Lavezzi con insistenza, noi da un mesetto circa ripetiamo che arriverà il giocatore argentino alla Juventus, continuiamo su questa strada. Si visto fanno che anche altri grandi nomi, insomma, forse perché la Juventus ci tiene di più la Coppa dei Campioni forse che al campionato. Comincio a convincermi che ci tenga di più alla Coppa dei Campioni. Non lo so, la Juventus sicuramente per come invece si è messa la stagione ci tiene tanto a entrare nei primi tre posti della Serie A, che garantirebbero quantomeno l'accesso in Champions League, ma al di là del prestigio è anche importante per le casse della società andare in Champions League, perché garantirebbe soldi, prestigio, tanti fattori che messi insieme poi... permettono alla società di restare in piedi senza chiedere aiuto in giro. Juventus che dopo giocherà contro il Carpi, una gara sicuramente particolare perché chiude l'anno solare 2015 contro una squadra neopromossa che nelle ultime settimane ha dato qualche segnale di ripresa, tranne nella partita persa ieri, però sostanzialmente la Juventus deve vincere per chiudere davvero chiudere l'anno in bellezza, bravo. Ma io sono convinto che anche il Carpi, una squadra di provincia, io me la ricordo, il Carpi ha una storia, io col Carpi più di una volta andai al vecchio stadio di Carpi con la Pro Sesto, e quindi anzi faccio gli auguri anche alla Pro Sesto che ha vinto ieri, mi hanno detto, giocando una buona prestazione, quindi permettimi questo vai, abbiamo chiuso la parentesi, parliamo del Carpi. Quindi il Carpi sicuramente dovrà rendere la vita difficile alla Juventus, perché
i tifosi carpigiani, e logicamente vincere contro la Juventus per loro sarebbe vincere uno scudetto, piccolo ma uno scudetto. La Juventus dovrà dimostrare che, rispettando naturalmente il Carpi, perché se gioca in Serie A c'è un motivo, c'è. Quindi sarà una partita sicuramente che la Juventus dovrà vincere e rispettare l'avversario, anche se si chiama Carpi. Sì, è vero, sono d'accordo. Questo, perché sono parole, quando, non quando sono parole mie, ma sono parole di Allegri. Quando sottovaluta un avversario, la Juventus fa molta, molta fatica, forse... Anche col Frosinone c'è stata questa cosa di sottovalutare l'avversario, anche se poi, se ci ricordiamo quella gara, onestamente la Juventus ha avuto la possibilità per chiudere la gara, ma non ha mai... Cioè non dobbiamo snobbare. Esatto, sì, la Juventus deve essere brava, attenta, decisa ad entrare in campo come se fosse la gara contro la partita contro la Fiorentina. Però di fronte ci sarà un Carpi che sicuramente ha i propri problemi. Poi gli viene lo stimolo a queste squadre quando incontrano le grandi. Hanno qualcosa. Soprattutto quando incontrano la Juventus. Io mi ricordo il vecchio Cesena, quando era in Serie B, che la Juventus tutti i mesi di agosto andava a Cesena a giocare. Beh, guarda che io andai a vedere diversi incontri tra Cesena e Juventus nel mese di agosto a Cesena. Beh, diciamo che la Juve lì non è che trovava la facilità di vincere una partita, tant'è vero che poi il Cesena ha detto due giocatori alla Juventus recentemente, quindi che hanno lasciato un buon ricordo a noi juventini. Quindi sono tutte quelle società provinciali che quando hanno davanti una grande danno il 100% e forse anche di più delle sì. loro possibilità, e quindi meritano rispetto. Amos, cosa ti aspetti dall'anno prossimo? Poi ricordiamo che tra l'altro settimana prossima saremo ancora in onda per fare gli auguri di Natale, di Capodanno, di tutto quello che volete. Cosa ti aspetti dall'anno prossimo? Iniziamo già con questa, con questo augurio, con questa speranza. Beh, io vorrei che il 2016 per la Juventus iniziasse con una bella vittoria in campionato e continuare di questo passo, essere protagonista in assoluto insieme a Inter, insieme a Napoli, insieme alla Fiorentina, insieme alla Roma, essere protagonista di prestigio. Juventus che tra l'altro con la vittoria sulla Fiorentina ha conquistato il maggior numero di punti per un altro anno di tutto il 2015. Esatto. 78 la Juve, 72 la Fiorentina, con ancora una gara da giocare. Bene così, sicuramente non si sfiorano i 90 passapunti dell'anno di Conte o dell'anno scorso con Conte ed Allegri, però sono a 78, dovessero vincere sarebbero 81, è davvero a buon punto questa squadra che può davvero solamente crescere. Ci è voluto un po' di tempo, un po' di pazienza, ma forse è davvero la svolta, la volta decisiva invece per la Juventus. Mi auguro che sia la svolta decisiva, ti dico l'ultima. Vai, poi, abbiamo 30 secondi. Se per nostra fortuna dovessimo vincere il campionato, beh, sarebbe una cosa strepitosa. Ti riprenderesti qualche rivincita verso qualcuno che ti ha un po' ma no, più che rivincita rimarrei io con una soddisfazione immensa, perché vincere un campionato di come è partita la Juventus, beh, devo dire che è un'impresa. Sarebbe davvero un'impresa, come l'ha definita Max Allegri. Siamo davvero in chiusura, però grazie. Siamo con i piedi per terra. Esatto, siamo è ancora quarta la Juventus, siamo ancora a dicembre. Grazie ad Amos Ancelotti. Ciao amici. Anche un bacio, grande Amos. Siamo davvero alla fine, grazie per averci seguito, rimanete sulle nostre reti, a settimana prossima con Zona Juve. Silvani, Fragrances and Cosmetics, il marchio italiano della cosmetica di lusso. Le vigne De Caro, dalle colline di San Vincenzo la Costa e di San Benedetto Ullano. Le migliori uve, il miglior vino. Dal giusto connubio nascono gli inconfondibili vini De Caro. Azienda Agricola De Caro, San Vincenzo La Costa, 0984 404208.
I vini delle cantine De Caro li puoi trovare negli ipermercati e supermercati Il Gigante.